Le prime forme di scultura. Fin dalla preistoria, l'uomo sviluppò un forte sentimento religioso. Anche le più antiche forme di scultura si legano a tematiche religiose. Sono state trovate piccole statue di donne con forme abbondanti, chiamate Veneri. Probabilmente considerate simbolo di fertilità. Le Veneri, chiamate anche grandi madri, sono piccolissime sculture in pietra o osso che rappresentano le figure femminili in modo schematico. L'autore infatti non si preoccupava di riprodurre fedelmente l'anatomia, in alcuni casi anzi la forma del corpo diventava quasi astratta, pur restando riconoscibile. Questa è la Venere di Lechfield, due volumi di forma quasi cilindrica, uniti al centro, dove il busto ha la stessa lunghezza delle gambe. Nella Venere di Brassenpaw, invece, la figura è talmente realistica che molti studiosi ritengono che possa essere un ritratto di una donna vissuta circa 23.000 anni fa. È un viso ancora moderno, reso più attuale dal velo che le copriva i capelli, formando una specie di retina con disegni a quadrati. La Venere di Willendorf è una statuetta di 11 centimetri d'altezza, raffigurante un fisico femminile, scolpita in pietra calcarea e dipinta con ocra rossa. Si tratta di una delle più famose statuette paleolitiche. Facilissimamente. blogspot.it.